Controllate l'ISEE subito. Forse se spettano 400 euro. Per sostenere tante famiglie italiane in difficoltà, il governo ha deciso di erogare un nuovo bonus per gli acquisti di beni essenziali, generi alimentari. Si tratta della carta acquisti destinata alle famiglie, con ISEE inferiore ai 15.000 euro. Può richiederla chi fa parte di un nucleo familiare, residente in Italia ed è iscritto all'anagrafe. Non può richiederla chi percepisce il reddito di cittadinanza, il reddito di inclusione o altre misure di inclusione e di sostegno alla povertà. Il bonus una tantum vale 382,5 euro. Questi soldi possono essere spesi per riempire il carrello di generi alimentari. Sono esclusi gli alcolici. La carta acquisti può essere utilizzata in tutti i punti vendita convenzionati. Come ottenere la carta acquisti? Come funziona? Verranno erogate 1.300.000 carte acquisti, secondo quanto indicato nel decreto, emanato dal governo. L'INPS individuerà le famiglie idonee al beneficio, in base ai dati disponibili ed elaborati dall'istituto, che trasmetterà l'elenco dei beneficiari ai vari comuni italiani. Hanno la priorità i nuclei familiari con un indicatore più basso e con più di 3 componenti. In seguito, la platea verrà ampliata. Come fare domanda e come viene erogata la carta acquisti? Non occorre fare domanda, si accede al bonus automaticamente. L'erogazione del contributo avverrà tramite carte prepagate e PostePay da ritirare presso gli uffici postali abilitati a questo servizio. Le PostePay card sono nominative ed utilizzabili per il bonus a partire da luglio. È importante sapere che bisogna effettuare un acquisto entro il 15 settembre 2023, altrimenti il bonus verrà annullato. Che ne pensate della carta acquisti? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.